11.42, grande fiera d'estate a Savigliano, la più grande fiera commerciale del nord-ovest. Ci siamo immersi anche in un altro film epico, tra l'altro per vedere quello nuovo, insomma, sono andata a vedermi qualche giorno fa quello storico Top Gun, che insomma secondo me rimane il migliore. Poi ognuno può scegliere e pensare cosa vuole. Chissà, insomma, cosa ne pensa Francesca Paganelli intanto di Top Gun, il film, vabbè, ma lei è giovanissima, quindi non si è immersa in quello che era il primo film, ma magari anche guardando un film si possono apprendere delle tecniche non solo del regista, come ha messo in piedi, insomma, il film stesso, ma magari delle tecniche più particolari anche per imparare, ad esempio, un copione a memoria. Buongiorno Francesca. Buongiorno. Allora, intanto Top Gun, così... Top Gun spettacolare, però il primo è imitabile. Ma infatti è un po' come i libri, i film, sai, che dicono no, meglio il film del libro. Il primo è sempre migliore, secondo me, no? Così si assolutamente dice. Poi si può migliorare, in tutto si può migliorare, anche in un apprendere meglio un metodo non solo di studio, ma farlo in pochi giorni. Ti dico la verità, Francesca, questo genio in 21 giorni mi ha sempre un po'... te lo dico, lasciato perplesso, perché dicevo, come si fa in 21 giorni a diventare geni, ma nel senso di apprendere un metodo di studio che ci permetta magari di lavorare o fare le nostre cose in modo più velocemente. Ma effettivamente 21 giorni, cioè neanche un mese vuol dire. Guarda, allora, devo sfatare un mito, perché in 21 giorni, in realtà, tra i 21 e i 28 giorni è il tempo in cui il cervello umano crea un'abitudine. Quindi in realtà tu puoi sviluppare qualsiasi abilità, dall'alzarti dall'altro lato del letto in modo spontaneo, per dirti, se ti alleni a farlo per 21-28 giorni circa. Quindi tutti i giorni? Tutti i giorni, okay. Sì, sì, sane piccole, sane abitudini. E allo stesso modo puoi anche imparare un metodo e velocizzarti, e appunto quello di cui ci occupiamo è questo, andare a potenziare ogni area dell'apprendimento, dalla concentrazione, alla memoria, alla comprensione, e farlo in modo personalizzato, perché è un po' come un paio di scarpe, no, il metodo, quindi o è del tuo paio o del tuo numero, altrimenti puoi faticare tutta la vita. Ok, quindi diciamo che non è che c'è solo un metodo che va bene per tutti, ma in realtà voi prima un pochettino cercate di capire la persona che avete davanti, magari con un questionario, dopodiché su di lui, diciamo così, formate il metodo migliore. Bravissima, ci sono proprio dei test scientifici che noi facciamo per avere una radiografia di come funziona la tua testa, ma dal bambino al professionista, ce n'è per tutti, e lì vai a cucire ogni singola tecnica, impostare il percorso. Ma sai che è che molto spesso si dice no, io non ce la farò mai, no? E questo non ce lo farò mai, forse ce lo siamo detto talmente tante volte che poi ci autoconvinciamo che effettivamente non riusciamo a farcela, forse anche con questa pandemia. Che dici, com'è cambiato il rapporto con il nostro cervello, se così possiamo dire? Guarda, con la pandemia, o meglio la DAD, parliamo di DAD, sì. Devo dire che sicuramente, ma sia insegnanti che studenti sono stati in difficoltà, ma uno studente, se già prima aveva difficoltà a comprendere, a interfacciarsi anche solo con un insegnante, onestamente con uno schermo di mezzo si è creato molto di più un distacco. Sì. E tanti studenti ci condividono come proprio a livello personale questo isolamento forzato ha fatto sì che si chiudessero sempre di più, e quindi una persona chiusa in se stessa, che magari è un po' insicura, ha già delle credenze negative, insomma, si sente ancora di più abbandonato, abbandonato, no? Se stessa. Ecco. Sì, quindi è vero che si parla di apprendimento, ma sai, quando ti senti di nuovo capace di fare le cose, aumenta anche un po' la fiducia in se stessa. Quindi questo è stato bellissimo. È vero. Tra l'altro ti chiedo, quando si dice, vabbè, devo imparare un metodo, c'è sempre il libro, no? E questo mettersi di nuovo a studiare, avere questi libri, cioè non dà un po' di, diciamo così, essere resti quindi ad approcciarsi a questo metodo? Beh, diciamo che se uno si immagina il tomo da 1000 pagine, immagino un universitario, gli è solo da piangere, okay. Questo sì. No. Però sai, se diventi più veloce, tipo esami universitari, ti prepari anche una settimana magari, no? E quindi quando inizi a essere più veloce, dimostrati che non solo sei veloce, ma capisci che davvero effettivamente sai ragionare sulle cose, diventa più leggero, no? Quindi... Ma secondo te, insomma, quando arrivano, tipo lo studente, ecco, facciamo lo studente, un manager, comunque un direttore di azienda, e perché no anche una casalinga, senza nulla togliere a questi lavori, sì, sì. Esatto, cioè
fammi un esempio su cosa andate a sviluppare, cioè per che cosa ti chiedono anche di imparare, ok? Voglio imparare ad arrivare a, non so, in minor tempo a fare una determinata cosa, ma fammi anche degli esempi. Faccio un esempio, allora. Ho avuto casalinghe che volevano impararsi finalmente l'inglese, una lingua, perché magari non si sono mai sentite abili ad apprendere una lingua. E nel momento in cui con delle tecniche acquisisci anche se un lessico base, la grammatica perfettamente, allora in un mese facciamo che poi puoi concentrarti su pronuncia e ascolto e scrittura, ma quindi fai anche in 3-4 mesi una persona può prendersi dei riferimenti veramente importanti di come già fare delle conversazioni base tranquillamente. Quindi dalla lingua straniera al poter organizzare la propria settimana in modo più efficace, perché insomma anche il time management, per esempio, per un professionista, quindi gestione del tempo, a usare le mappe mentali per riassumere testi, piuttosto che organizzare progetti, game, quindi anche con professionisti parliamo di sviluppare abilità anche di gestione, di informazione e progetti, o aggiornarsi più velocemente. Quindi, anche se è più facile pensarlo per uno studente, devo dirti che sono tantissimi quelli che si approcciano e aumentano anche proprio le loro performance, no? Assolutamente sì. Devo dire che mi hai convinto. L'unica cosa che mi rimane ancora lì è come far venire la voglia, però 21 giorni o 28 di stare lì tutti i giorni a farlo. Cioè 5 minuti, 10 minuti, mezz'ora, quanto bisogna ritagliarsi nel tempo? Dipende dall'abilità che vuoi sviluppare, però di base un allenamento minimo ti dirò stare intorno ai 20 minuti, solo per sviluppare bene delle tecniche di memoria, ok? Okay. E la voglia ti dirò anche qua, a volte arrivano genitori che ci dicono: guarda, se fai studiare mio figlio mi fai il miracolo perché non c'ha voglia, no? Ma in verità la mancanza di voglia, sai che è solo un sintomo? Ah sì? Sempre solo un sintomo. Cioè se tu ti senti incapace a fare qualcosa, non è che ti piace andare in guerra senza armi per difenderci, certo. O dall'altra parte senti che stai pagando un prezzo troppo alto per fare qualcosa, quindi mi impegno tanto ma poi non ottengo il risultato che volevo, oppure proprio dici: vabbè, è estate, ci sta il sole, ci metto 200 anni, ma chi me lo fa fare? Quindi se ti senti lento non ti ci metteresti mai. È vero, quindi insomma c'è bisogno di gente come voi che insomma ci sproni. Un'ultima domanda: vai. C'è un periodo delle 24 ore, ma vabbè, non proprio 24 perché dobbiamo anche riposare, il cervello deve riposare, in cui è più facile l'apprendimento? Guarda, anche questo è soggettivo, che altro dipende anche cosa fai prima, nel senso che per esempio se tu ti abbuffi a livello di alimentazione eccetera o ti sfondi di zucchero o di carboidrato, onestamente l'attenzione è molto molto difficile da mantenere. E quindi banalmente anche solo chi ha difficoltà di attenzione, per esempio se evitasse di mangiare carboidrati prima di iniziare a studiare, se lo mette come premio alla fine, aumenterebbe la sua performance, quindi non è solo questione di caffè, che è una dicerina. Chi prende troppi caffè, no? È fregato. Sto scherzando. Quindi va bene, io neanche in 35 giorni non ce la faccio, visto che prendo troppi caffè. Vabbè, allora me lo metto come premio finale. Senti Francesca, allora tu gestisci, diciamo così, la sede di Cuneo. Sì. Intanto dove ti troviamo e poi all'interno della grande fiera d'estate è ancora fino a questa sera alle 21. Ma dove ti troviamo, dove vi troviamo, come farà a contattarti? Guarda, allora io ho la sede fisica a Cuneo in via Emanuele Filiberto 2, ma semplicemente mi potete contattare anche solo con la mia pagina Instagram, sono Francesca Paganelli. E ho cercato sul sito Jenny 21 giorni, sono sedi ovunque, insomma, anche oltre la nostra fisica. Si fa in presenza? Sì, in presenza che è online, con la DAD ci siamo dovuti adeguare, però io preferisco la fisicità, insomma, dai. Va bene, allora, se volete anche voi migliorare le vostre prestazioni, Jenny 21 giorni, Francesca Paganelli, e insomma, cercatela, e cercate la sede anche di Cuneo, e poi magari poi passate in radio a dirci, scriveteci anche un WhatsApp a dirci se ha funzionato questo genio in 21 giorni. Grazie. Grazie mille.